Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se t'ha contrari venti e combattuto. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Iniziamo il nostro viaggio attraverso uno dei canti più importanti della commedia di Dante Alighieri, proprio nell'anno in cui vengono celebrati i 700 anni dalla sua morte. Il canto di cui parliamo oggi è il quinto dell'Inferno, secondo girone, dove si narra e si descrive la colpa dei lussuriosi. Non c'è luce, l'aria è tenebrosa ed è scossa da una violenta raffica di vento, all'interno della quale sono scosse e sbattute le anime dei dannati. Ci troviamo di fronte al contrappasso dei lussuriosi. Il contrappasso letteralmente significa soffrire il contrario ed è la legge per la quale le anime dell'inferno scontano una pena analoga o completamente opposta alla colpa commessa in vita. La tempesta rappresenta la passione carnale di cui furono schiavi i lussuriosi. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse. E fui quasi smarrito. I cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggieri. In precedenza, Dante era stato nell'antinferno e nel limbo, dove la sofferenza era, per così dire, spirituale. Per questo rimane così colpito da ciò che vede nel secondo girone e inizia a fare moltissime domande alla sua guida, Virgilio. In questo vento infernale le anime volano in schiera larga e fitta, ma non tutte. Alcune, le anime dei morti violentemente per amore, avanzano in fila. Tra queste vi sono per esempio Semiramide, Didone, Paride e molte altre. L'attenzione di Dante, però, viene attratta da una coppia di amanti. Questi restano saldi e uniti, a differenza delle altre anime che viaggiano sole in fila. Sono Paolo e Francesca. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri nol niega. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poc'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Paolo Malatesta e Francesca da Polenta appartengono alla storia contemporanea di Dante, potremmo dire alla cronaca nera del tempo. Sono due cognati uccisi pochi anni prima della discesa di Dante all'inferno dal marito di lei, fratello di lui, Gianciotto Malatesta. Si pensa che Francesca, come era normale al tempo, fosse stata promessa in sposa ad uno dei fratelli Malatesta da suo padre, Guido da Polenta il Vecchio, signore di Ravenna. Un classico matrimonio combinato per riavvicinare le due famiglie dopo un lungo periodo di conflitti. Si narra che Francesca avesse inteso di sposare il più bello e affascinante fra i due, Paolo, ma che a chiedere la sua mano si fosse presentato Gianciotto.
Ovviamente Francesca accettò la scelta paterna e sposò l'uomo scelto per lei. Tuttavia, la simpatia e l'attrazione verso Paolo rimasero forti e i due divennero amanti. Gianciotto, scoperto il tradimento, uccise entrambi. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Amore obbliga chi ama ad essere amato. È questa la legge che vige in questo canto. Citazione del celebre trattato del XII secolo, Il De Amore di Andrea Cappellano. Non esiste amore sprecato. L'amore ritorna in forme sempre nuove e in egual misura. Paolo e Francesca hanno ceduto a questa forza, ma almeno bruceranno per sempre in questa passione, senza mai realizzarla completamente. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tuai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Dante prova sentimenti di vario tipo verso i dannati. Li biasima, si mette nei loro panni, prova empatia. Per Paolo e Francesca sopraggiunge una profonda pietà, sentimento raro all'inferno, dove in genere vige la condanna verso i dannati. Tuttavia Dante non perdona la loro colpa. Il dialogo è dominato da una forte tensione emotiva. Francesca, l'unica dei due che parla con Dante, è poco più che adolescente, giovanissima, molto bella, appena sposata, e si rivolge al poeta con parole dolcissime in un luogo che al contrario è duro e doloroso. Tuttavia, la pietà che prova Dante non nasce dalla tragica storia dei due amanti, ma dal fatto che il peccato sia scaturito da una lettura che narra la storia tra Lancillotto e Ginevra. Galeotto fu il libro. Dante riflette sulla responsabilità della letteratura. È una sorta di condanna verso quella letteratura che invece di portare alla salvezza spinge alla dannazione. Certo che la bellezza poetica di questo canto è elevata dal sentimento d'amore. Un amore che tutto può, tutto attraversa, persino la morte. Noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men, così com'io morisse. E caddi come corpo morto cade.